Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'inclusione dei guardiani della rivoluzione iraniani nell'elenco USA delle organizzazioni terroristiche straniere. La decisione della Casa Bianca entrerà in vigore il prossimo 15 aprile, scrive il New York Times. Una misura senza precedenti che, a detta dello stesso Trump, aumenterà significativamente la pressione contro il governo iraniano. La richiesta sarebbe arrivata dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, che all'apertura delle urne ringrazia. Immediata la risposta dell'Iran. Il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale ha riservato lo stesso trattamento al Comando Centrale degli Stati Uniti, US CENTCOM, presente in una ventina di paesi del Medio Oriente e dell'Asia. Se gli Stati Uniti continueranno a esercitare la loro pressione sull'Iran, produrremo le centrifughe nucleari avanzate IR-8, avverte il presidente iraniano Hassan Rouhani. Nel frattempo, il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha esteso di un anno, fino al 13 aprile 2020, le sanzioni verso l'Iran in risposta a presunte gravi violazioni dei diritti umani. Le misure riguardano il divieto di viaggio e il congelamento dei beni nei confronti di 82 persone e un'entità, e il divieto di esportazione verso l'Iran di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna e per la sorveglianza delle telecomunicazioni. Mentre il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, insiste sulla fine immediata delle operazioni militari in Libia, nella tarda serata di lunedì, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha raggiunto telefonicamente il premier libico Fayez al-Sarraj, per discutere della situazione nel paese dopo l'offensiva di Haftar. Il presidente francese Emmanuel Macron, nel corso di diversi colloqui telefonici avuti in questi ultimi giorni con il segretario generale dell'ONU, con il premier libico e con il generale Haftar, ha espresso profonda preoccupazione per i recenti eventi, ricordando che non c'è soluzione militare al conflitto. Imperativo agire immediatamente per porre fine ai combattimenti e placare le tensioni, si legge in una nota dell'Eliseo. 47 morti e 181 feriti finora negli scontri a Tripoli, compresi dei civili, mentre in migliaia sono stati costretti ad abbandonare le proprie case a sud della capitale. Le Nazioni Unite hanno lanciato un appello per una tregua umanitaria temporanea che permette il passaggio dei civili e l'assistenza umanitaria. Duro il commento del Global Times, uno dei più influenti giornali cinesi, pubblicato dal Quotidiano del Popolo, organo di stampa ufficiale del Partito Comunista. Se l'Occidente, scrive il giornale, non vuole assumersi la responsabilità di aiutare la Libia a riguadagnare stabilità e sviluppo, dovrebbe almeno ammettere al mondo che il modello occidentale non è onnipotente e che significa enormi rischi per i paesi in via di sviluppo. Nell'incontro di lunedì a Mosca con Vladimir Putin, il presidente turco Recep Erdogan ha chiesto un rapido passaggio alle transazioni con la Russia nelle rispettive valute nazionali. Sullo sfondo, il commercio bilaterale tra i due paesi sta registrando una rapida crescita. Dagli attuali 25 miliardi di dollari potrebbe raggiungere quota 100 miliardi entro il 2023, anche grazie alla creazione di un fondo di investimento russo-turco per il finanziamento di progetti comuni. Vladimir Putin ha rimarcato il carattere strategico della cooperazione energetica tra i due paesi, sia per quanto riguarda le forniture di gas russo, sia per la costruzione nella Turchia meridionale della centrale nucleare di Akkuyu. Vladimir Putin e Recep Erdogan hanno apposto il sigillo sulle forniture ad Ankara dei sistemi missilistici russi S-400. È un nostro diritto sovrano, ha precisato il leader turco rispondendo alle domande dei giornalisti. Di più, potrebbe essere all'orizzonte la produzione congiunta di attrezzature militari ad alta tecnologia, mentre è previsto per oggi l'incontro a Washington tra Donald Trump e il leader egiziano al-Sisi, già avvisato delle possibili sanzioni in caso di acquisto di caccia russi Su-35. Alla vigilia delle elezioni parlamentari in Israele, durante un'incursione notturna nella Cisgiordania occupata, è stato arrestato dai soldati israeliani il fratello minore di Ahed Tamimi,
icona della resistenza palestinese. L'esercito israeliano sta cercando di spezzare la volontà della nostra famiglia, ha dichiarato la madre del ragazzo quindicenne, forse colpevole, secondo l'Associated Press, del lancio di pietre contro le forze israeliane. La sorella, invece, era stata rilasciata lo scorso luglio, dopo 8 mesi di detenzione per aver schiaffeggiato 2 soldati. Sullo sfondo, l'annuncio del premier israeliano Benjamin Netanyahu di voler annettere i territori occupati della Cisgiordania in caso di vittoria alle elezioni. Come annuncia il quotidiano Times of Israel, l'organo della difesa responsabile per l'autorizzazione degli insediamenti ha proposto la costruzione di oltre 3.600 case in Cisgiordania. Di queste, oltre 1.200 hanno già ricevuto l'approvazione finale.